Quanto ci vorrà ancora? C'è tua figlia in linea. Eseguo la cifratura. Maledizione. Che c'è, Grim? I dati che hai preso dalla piattaforma. Impossibile che i georgiani abbiano informazioni simili senza una talpa nella CIA. Fisher, ci siamo. Papà? Sara, ciao. Dove sei? Tesoro, sai che non posso risponderti. Sì, lo so. Stavo guardando la... Ah! Sara! Sara! Grim Dottir, Wilkes, tutto ok? Spero stiate tutti bene. È stato un falso allarme di collisione. C'era strumentazione dell'HUD è impazzita. Qualcuno mi riceve da Terra Decima? Ti sento, Fisher. Cosa diavolo sta succedendo? Nicolaz ha appena dichiarato guerra agli Stati Uniti. Cosa? I georgiani hanno colpito i nostri sistemi di comunicazione, trasporto e fornitura di energia. L'entità dei danni è ancora sconosciuta. Qual è il nostro piano di difesa? Cosa facciamo? Cosa ci rimane? Nicolaz ci ha messo in ginocchio. Abbiamo solo il computer portatile che hai preso alla piattaforma. Mia figlia! Lo so, ho già mandato qualcuno. Questo paese è nel caos più totale. Devo vedere Sara. Lo sai cosa devi fare. Abbiamo le mani legate finché non troviamo Nicolaze. Andrai alla CIA. La tua missione ora è di importanza cruciale. Non ti preoccupare. Questa volta abbiamo un modo migliore. CIA. CIA. Ha! CIA! Il guasto verificatosi al Red Bear Army Community Hospital nel Mississippi ha provocato 17 morti e oltre 30 feriti. Sia la rete elettrica che i generatori di riserva della contea sono stati distrutti, lasciando... Un treno militare diretto a Norfolk, in Virginia, è entrato in collisione con uno pendolare, apparentemente per un guasto al sistema di instradamento automatico. L'esercito non ha voluto rivelare cosa trasportasse il treno, ma le autorità federali hanno fatto evacuare l'area circostante per un raggio di circa 30 km. Sebbene non sia ancora stato fornito un bilancio definitivo dell'incidente, i primi rapporti segnalano la morte di oltre 40 militari. Il totale delle vittime tra i civili sembrerebbe molto inferiore. I giornali parlano di ciberterrorismo, crisi e guerra informatica. Chiamatela come volete, ma sappiate che nessun americano sarà al sicuro finché non mobiliteremo l'esercito. I soccorritori, a causa della rete informatica fuori uso, hanno potuto rispondere alla richiesta solo un'ora dopo. I feriti sono diventati vittime, mentre a Combine Nicolaze, il presidente georgiano, tuttora latitante. Anche se questi primi attacchi cyberterroristici hanno colpito solo obiettivi militari, si sospetta che un attacco di vasta scala contro civili potrebbe facilmente... Abbiamo già sconfitto il terrorismo in passato. Prometto al popolo americano che trionferemo ancora. La Terra è troppo piccola perché i responsabili possano nascondersi. Gli Stati Uniti e gli alleati operano una giustizia tempestiva, concreta e definita. Quartier generale della CIA, Virginia, USA, 31 ottobre 2004, ore 22:19. Individuare la talpa della CIA. Qualche ora dopo l'attacco alla piattaforma, il presidente Nicolaze ha dato il via a una devastante ondata di attacchi terroristici dalla distanza contro gli USA. L'unico elemento che può condurre alla posizione di Combine Nicolaze è una talpa, forse operante nella CIA. Ok ragazzi, benvenuti sul canale Revival Zone, io sono Reverendo e questa è la nostra missione di questo episodio.
Bando alle ciance, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare like e commenti. E basta. Quindi. Andiamo proprio di soppiatto soppiatto. Il nostro informatore ci ha comunicato che il tuo F2000 è in posizione. Si trova nel deposito, dietro il generatore di energia di riserva. Perfetto. Sarei un folle a non darti un'arma, ma cerca di non usarla. Un solo morto ci costerebbe la missione. Ok, niente morti. Ula. No. No, cazzo, che mi sono sbagliato. Che l'abbiamo recuperata la cazzata, l'abbiamo recuperata. Dunque, qui abbiamo qualcosa? No. Abbiamo iniziato proprio male. Scusatemi, ma ricevuto, controllo. Qui c'è qualcuno? Sembrerebbe di no. Spegniamo le luci. Ok. Di qua. Allora, io opterei per farli fuori tutti. Bene, non è l'ideale, ma siamo al riparo. È il livello massimo di sicurezza. Finché il congresso non ammetterà che per questo posto occorrono più mezzi. Ma dicevi che non era un problema. Non lo è. Mi stordisco. Penso che ce la faremo. Sei sicuro? Beh, io... Sì, certo. Sono solo un po' stanco. Straordinari? 15 ore di fila. Siamo in piena crisi, amico. Ci tocca. Meglio tornare subito al lavoro. 15 ore di fila. Vediamo. Dunque, se io devo venire da te, devo prendere quella porta là. Che cazzo fa quello? Oh, addirittura c'è una porta anche qua. Piano pianino. Tranquillo, non ti voglio uccidere, ma ti voglio far fare un sonnellino. Io ti piazzo anche qui dietro, così nessuno ti vede.
Ok. Proiettile elettrico. Qua attivo e disattivo. Ok. Fatto ciò, torniamo indietro dai nostri passi. Veloci, veloci, veloci. Allora, Sam. Ma che tipo lì? Si deve sempre mettere lì. Cazzo, qui ci vede, eh? Piace, ma ti devo mettere qui. Cosa diavolo? Una... Zitto. È muto. Ma dove cazzo viene sta luce qui, Dio buono? Usa codice d'accesso. Ah. 7 6 8 7. Abbiamo qualcuno qui dentro? Oh. Dai, su. Per questa missione occorre la massima segretezza. Attento agli allarmi. Ho capito, io attento agli allarmi, Dio buono, c'è pieno. Pino, zeppo. Tutti sti codici 110 5 9 8. E fin qua ci siamo. E te pareva te? Allora, 0J-8675307, 0J-8675308, 0J-8676... Aspetta. Sì? Ah. Okay. 0J-8675305. Ok. Sì. 0J-8675306. Sì. Sei molto bravo. Oh mio Dio.
se impari a dare l'arma. Ho sentito un rumore. Credo. No. Tranquilli. Non ero io. Eccolo che arriva. Cazzo, questo c'ha l'arma. Io ho detto che li faccio fuori tutti. Mi tolgo dai coglioni. Dormi. Posso ora? Molto bene. Ma scusa un attimo, da dove spengo io adesso la luce che non ho neanche la pistola? Proiettile elettrico. E con cosa lo uso? Niente da fare. Dove cavolo è sta telecamera che la sento? E penso che la sentiate anche voi, perché il rumore è abbastanza forte. Guardiamoci bene. Non si può spegnere sta luce. Ula! Come faccio io? Perché non la vedo. Porca miseria. Ma ragazzi, cioè 29,77. Non me ne ero accorto che era là, eh. Somaro io. Però li abbiamo fatti fuori tutti quelli là, quindi...